Ti piace questa festa? Sì. Noi rappresentiamo la carta differenziata, questa scuola è molto bella. Sono i bambini che si sono voluti vestire come hanno voluto e siamo insieme qua all'interno di questa manifestazione per partecipare anche nel sociale. La nostra scuola è il primo circolo, insieme a tutte le altre scuole, e portare un po' di festa all'intera cittadinanza. Nonostante la crisi e l'aria pesante che si respira in città, non avete rinunciato ad un momento di festa per i bambini. Come la stanno vivendo e che cosa rappresentate? No, infatti, assolutamente, anche questa per noi è attività didattica e vogliamo fortemente lanciare un messaggio educativo. Fare una corretta raccolta differenziata, conferire nei giorni stabiliti il rifiuto corretto. Quindi ciascuna interclasse ha scelto un giorno della settimana e poi l'ha realizzato, così come vedete, con i bambini, in maniera ludica e didattica. Dal mare inquinato invece al mare pulito, questi bambini rappresentano quello che potrebbe essere la risorsa più importante della nostra città. Il mare che vorrebbero loro, un mare pulito, un mare pieno di pesci, pieno di cose belle, ecco, loro lo rappresentano benissimo. Ancora una volta un altro momento di festa per i nostri giovani, per i nostri ragazzi. In occasione del carnevale vedo una grande partecipazione da parte di tutti gli istituti scolastici e speriamo, ecco, di poterci divertire anche questa sera e di poter passeggiare in maniera molto libera e divertente. Ecco. Assessore, si è detto tante volte che nonostante il periodo buio che sta attraversando questa città era doveroso regalare un momento di allegria e divertimento ai bambini, e in effetti i bambini sono scesi in piazza con il loro sorriso e si stanno molto divertendo. Li ringraziamo, insomma, per la loro adesione, la loro felicità e anche per essersi, insomma, industriati a fare costumi secondo i temi che l'amministrazione aveva segnalato, e speriamo davvero il prossimo anno di poterlo fare un po' meglio, insomma, facendoli programmare di più sia gli insegnanti che gli istituti scolastici per incominciare a fare qualche carro, ma sempre fatto qua a Gela e non importato da altre zone della Sicilia, perché non ha senso per me. È più bello, insomma, che i ragazzi facciano qualcosa per la città. Tra i temi scelti c'è la raccolta differenziata, forse è il tema che è andato per la maggiore. Sì, è andato per la maggiore, ma c'erano anche le civiltà, insomma, antiche. Abbiamo visto degli antichi egizi, poi qualche supereroe in giro che era tra, insomma, i temi del carnevale. Devo essere sincero, insomma, abbiamo avuto una grande collaborazione da parte dei dirigenti scolastici e degli insegnanti.